Un saluto da Dottor Palmas, dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia, dove ogni anno qua ricostruiamo 4.000 arcate e più di pazienti che hanno perduto completamente i denti per piorrea, quella che un tempo si chiamava piorrea, parodontite, incidenti stradali oppure fallimenti di chirurgie pregresse. Queste, che si chiamano riabilitazioni miste, sono delle riabilitazioni dove abbiamo ancora radici naturali e ci sono anche impianti dentali per sostituire quindi i denti che sono stati perduti. Quello che era il materiale che si usava in passato era il metalloceramica, ovvero una struttura metallica che reggeva poi dalla ceramica fusa, altro non è che una polvere di vetro che viene portata a 1000 gradi, quella fonde, liquefa, poi indurisce e si crea il dente in ceramica. Quello che cambia invece con i nuovi materiali moderni è che mentre prima veniva fatto tutto a mano, oggi viene fatto col computer, ovvero si disegnano i denti con il computer, un pochino quello che accade nell'industria moderna, i designer industriali che disegnano gli oggetti prima in 3D col computer e poi le macchine li producono, li stampano. È un po' quello che succede oggi con lo zirconio. Per esempio, e questa che vedi a monitor è una riabilitazione mista che è stata eseguita tutta in zirconio. Zirconio è un materiale simile al vetro che ci permette di andare a riprodurre i denti. Vedi per esempio qua lateralmente che ci sono dei blocchi di denti che saranno avvitati su impianti, centralmente invece ci sono delle corone, delle faccette che vengono messe sulle radici naturali. Questa è la composizione tutta insieme, sono belli, mancano le gengive, ma sono belli perché non sono fatti a mano. E tu dirai come, fatta a mano è meglio, è più bello? No, fatta a mano è più difficile. O sei veramente Leonardo da Vinci che riesce a fare i denti perfetti, oppure non hai, devi aver bisticciato con la moglie prima di venire a lavoro, cioè devi sempre essere al top quando lavori. Invece le macchine fanno esattamente quello che gli dice il computer. Quindi è meno soggetto il dente fatto col computer a errori, a sbagli. Perché, e può essere fatto anche più volte nel caso di rotture. Se qualcosa va male, clicco un bottone e di nuovo il robot va di nuovo a fresare da un disco di zirconio quelli che sono i denti come erano nella memoria del computer. Questi poi vengono posizionati nella bocca del paziente, vengono cementati. Qua vedi per esempio la parte interna delle faccette che sono delle sorta di lenti di contatto che si mettono però sui denti che ci permettono di ristabilire la forma perfetta dei denti. Delle volte le faccette le possiamo mettere anche nei molari, come in questo caso, quando i pazienti hanno consumato completamente i denti, la bocca si è abbassata. Se noi andiamo a mettere corone in una bocca che è abbassata, c'è il rischio che qualcosa flette troppo e si spaccano. Allora è meglio rialzare la bocca come era in tempo, un tempo, in origine. Allora, in questi casi si fa anche un rivestimento della superficie di masticazione, masticatoria. Infatti, i molari che si vedono qua, questi sono a rivestire le superfici occlusali. E anche quello è tutto fatto col computer. Cioè, noi carichiamo le forme di denti reali, che sono scannerizzati, quelli vengono poi posizionati sui denti del paziente consumati e il computer calcola in negativo quello che deve produrre per andare a colmare la differenza tra quello che c'ha il paziente e quello che è il risultato dove vogliamo arrivare. Questo è il grosso vantaggio, che poi questi file io li posso inviare dove voglio. Se un domani c'è un problema, che ne so, a Milano su dei denti o a Torino oppure a Londra, mando o i denti o i file. Se c'ho la stampante lì, mando i file. Se invece la stampante non c'è, mando i denti direttamente perché ce li ho salvati. Non ho bisogno del paziente di nuovo. Se invece ci avevo i denti fatti a mano, devo rivedere da capo il lavoro, rifare l'impronta in bocca al paziente e riniziare la procedura a mano. Questo è il grosso vantaggio. E ora vedremo, più andiamo avanti, dei casi di pazienti, che sono stati realizzati. Questa è un'altra visione, per esempio, delle superfici di occlusione, quindi dei denti che erano tutti completamente spianati, ora hanno di nuovo le montagne, diciamo così. Il computer calcola anche quanto devono essere pendenti le montagne perché non sbatta l'aereo. Quindi quando la bocca si muove e va in dinamica, il computer calcola anche come deve scivolare il dente di sopra con quello di sotto. E questo ci agevola di non poco le cose, si va più rapidi, così abbiamo molti meno errori e problemi. Possono sempre esserci, ma sono di meno.
Questi sono i denti, per esempio, che verranno montati sotto. Queste sono le zone dei molari e queste sono le parti degli incisivi e dei canini. Piccoli gioielli costosi in Europa. In Moldavia di meno. Ok, ci sono meno tasse in Moldavia. Questo è un altro caso, per esempio, di corone in zirconio, che sono, vedi, questa è praticamente tutta la parte dello smalto che è stato perduto o che va rigenerato, viene rigenerato con lo zirconio. E vediamo un primo caso. Questo è un mio paziente di qualche anno fa, un mio conterrone di Cagliari. Lui arriva così, con questa situazione, i denti tutti consumati davanti, si vede che sono spianati perché dietro gli mancavano i denti. Quindi sovraccarica la bocca nella parte anteriore, si inizia a consumare qualche superficie finché a un certo punto la bocca si slega completamente, come i ruminanti, inizia a muovere in tutte le direzioni, non ha più gli ingranaggi la bocca. Vedi da più prospettive come sono consumati i denti nella parte anteriore. Si è arrivati alla dentina, che è lo stato interno, lo strato interno dei tessuti. I denti a questo punto vengono scannerizzati, così come arriva, di modo che noi salviamo, tipo la fotografia del viso, salviamo le informazioni, di questa bocca. Arcata superiore e arcata inferiore, stessa cosa. Dopodiché inizia la chirurgia, facciamo anche i video, di modo da avere una registrazione pure in dinamica dei tessuti molli, perché le foto sono statiche. Invece quando faccio un video vedo le emozioni, il paziente come tira su il labbro, come magari il labbro è storto in dinamica. E vado poi a fare delle simulazioni col computer di denti ideali, come li vorrei ottenere. Quindi carico delle forme di denti reali, naturali, che sono perfetti, queste bocche che sono state scannerizzate, perfette. Ci sono tante librerie di tante tipologie di denti e vengono sovrapposte, si vede per esempio lì davanti dove c'è la sovrapposizione dei denti perfetti con i suoi. E a quel punto noi andiamo nella bocca del paziente già a simulare un'ipotesi di dove vogliamo arrivare, a destra come sono i suoi denti, a sinistra come pianifichiamo di arrivare. Però prima di iniziare già vediamo come vorremmo arrivare. È una sorta di parrucca, no? Prima di tagliare i capelli metto una parrucca e taglio la parrucca, per dirla breve, e non vado subito a lavorare sui denti. Faccio una simulazione. Allora metto della plastica sui denti a stampo, metto plastica liquida in uno stampo fatto dalla simulazione che ho fatto col computer che ho stampato prima. Faccio una impronta in silicone, un negativo, metto la plastica liquida e la metto in bocca. In un minuto quella indurisce, tiro via il negativo in silicone e mi rimane in bocca le forme che ha pianificato il computer, mi rimangono. E questo mi permette anche di vedere poi in bocca al paziente o fare anche un video e vedere questa parrucca, come potrebbe essere, no? Come ci piace, prova a parlare, la fonetica. Riusciamo, poi vedremo come si può fare anche con i pazienti che hanno perduto completamente i denti. Qua è un caso semplice perché c'ha ancora i suoi denti, quindi mi attacco ai suoi denti con la plastica per simulare. Paziente che ha perduto tutti i denti non lo posso fare questo. Devo stampare proprio dei denti, dei ferri di cavallo in plastica da mettere in bocca. Forse qualcuno di voi li ha messi. Sono le prove queste, le simulazioni. E questo è il caso finito. I denti, quelle faccette, le corone che sono state montate nelle zone posteriori, abbiamo messo gli impianti e le corone in zirconio e anteriormente abbiamo messo faccette sui canini. Dopodiché il prima e dopo, fotografico, e facciamo anche i prima e dopo video. Quindi abbiamo il sorriso che è molto più visibile, più chiaro, però vedete che a sinistra è coperto dal labbro perché i denti erano consumati. Invece a destra il sorriso è più giovanile perché spunta da sotto il labbro. Quindi abbiamo dato più lunghezza ai denti, oltre ad aver cambiato la tonalità e riempito i denti, le zone posteriori con i denti. Questo è un altro caso di una ragazza che arriva, questa è moldava, non è conterrona. Lei arriva con questa situazione che aveva lo smalto tutto consumato geneticamente, questa è una, si chiama un'ipoplasia dello smalto, ovvero c'ha delle zone decalcificate dello smalto, ci nascono tanti bambini con questo tipo di smalto. Anch'io ce l'avevo. Poi ci sono diversi modi di
In situazioni avanzate, qua l'unica strada che rimane sono le faccette. I denti in più spaziati perché mancavano alcuni denti, se notate ci dovrebbe essere incisivo centrale, Laterale laterale, primo. canino e due premolari. Invece manca un dente lì e quindi c'era questo spazio. E noi siamo riusciti a recuperare gli spazi, o meglio chiudere gli spazi, pianificando delle faccette che avessero più volume su questi denti. Adesso vediamo, questa è la scansione dell'arcata inferiore, anche sotto ci sono degli spazi. Quindi c'era anche una malocclusione, in più c'era il sorriso gengivale, non so se l'avete notato prima, quello che si chiama gummy smile. Questa è la simulazione dei denti, vedi, manca ancora il premolare. Però abbiamo simulato con dei denti leggermente tutti un pochino più larghi e ci siamo dovuti estendere sulle gengive per correggere anche il sorriso gengivale. Quindi andando più in altezza, potevamo anche andare più in larghezza. Abbiamo messo su un viso small dei denti di taglia medium. Però per fare questo siamo stati fortunati perché aveva anche il sorriso gengivale. Se no avremmo avuto invece un problema se non c'era il Troppo sorriso chiaro, gengivale. incisivi. È giovane. Questa è la simulazione del taglio della gengiva. Abbiamo calcolato col computer quanto doveva essere tagliato. Dopo si mette la stampa di plastica sui denti che copre anche la gengiva e tagli lì dove ti dice il computer. Un interventino semplice, non è niente di complicato. Si calcola quanto devono essere alti i tagli e poi si vanno a creare con il robot i rivestimenti dei denti che si vanno a questo punto a posizionare sopra alle gengive guarite. Questo è il prima e questo è il dopo. Questo è il prima e questo è il dopo. Questo è il dopo. E quindi siamo passati da un sorriso che era spaziato, con la gengiva sui denti, ha dei denti più giovanili, più belli. Una donna i denti sono belli quando sono grandi, come gli occhi. Sono un carattere che dà la bellezza ai denti, i denti voluminosi. E questo è il risultato, prima e dopo. Questo invece è un caso, l'ho messo perché è un caso simile al primo, però di una donna di mezz'età. Che è una donna di mezza età che ha sempre avuto un bruxismo, quindi denti che si sono consumati e voleva ringiovanire e perdere una decina di anni. Ok, il trattamento l'ha fatto per solo scopo estetico, di ringiovanimento. Lei non è che stava male con i denti, mangiava, solo che voleva i denti più belli. Allora, in questo caso, vedete che lo smalto è completamente consumato anche nelle zone posteriori, nei molari, si è arrivati alle zone praticamente tenere che stanno sotto lo smalto. Stessa cosa sotto, c'erano dei denti da ricostruire. Abbiamo simulato tutta la dentatura più alta, anche nelle zone posteriori. Questo è il software dove vengono salvate tutte le forme dei denti che andiamo a mettere sul paziente. Questo è un software di telemedicina dove noi possiamo mandare la scansione su questo software dal quale accedono per esempio dalla Romaria, da Timișoara. I designer li disegnano e caricano poi i file. Noi prendiamo i file di nuovo dal software, quindi telemedicina, trasmissione dati e stampiamo qua. Quindi li stampiamo, li mettiamo su un modellino, li proviamo in bocca e dopodiché li andiamo a mettere sopra i denti. Tutti i denti sono separati, è un caso molto difficile perché quando i denti sono tutti uniti a ferro di cavallo è semplice. Quando sono tutti separati ci vogliono 3 ore a metterli poi in bocca, a fissarli. E questi sono fissati in bocca il giorno di quando sono stati messi, infatti si vede che le gengive sono un po' infiammate perché abbiamo lavorato ore per andarle a fissare tutte, poi rimuovere tutti i vari detriti. Rivestimento delle superfici posteriori e questo è il risultato, prima e dopo, 10 anni di meno. Però le differenze cosa sono? Il colore, la dimensione dei denti e soprattutto quando sorride si vede meno nero nelle zone laterali della bocca.